Gesù sta andando a Gerusalemme, a Gerusalemme a compiere la sua missione, quindi a salvarci, a vincere la morte. Ma poi ci sono anche questi altri, 10 che sono sanati, di cui uno, a metà del percorso, diciamo durante il suo andare, loro andare anche loro a Gerusalemme, perché erano stati inviati dai sacerdoti al Tempio a farsi vedere, guariti, tutti e due, sia Gesù che questo discepolo, che questo lebbroso si fermano. E quindi come oggi, no? Il nostro cammino, la nostra vita, oggi, il Signore ci dice di fermarci un attimo. Tutto questo Vangelo, tutto questo sta dietro alla risposta a questa domanda. Su 10, 9 non sapevano rispondere. Uno solo ha saputo rispondere a questa domanda. E di fatto la tua fede ti ha salvato. Tutti e 10 erano lebbrosi, giusto? Tutti e 10 lebbrosi. Tutti e 10 chiedono al Signore di avere pietà di loro. Tutti e 10, uguali. Tutti e 10 ascoltano quello che gli dice il Signore. Non li guarisce? In quel momento quando loro glielo chiedono. Gli dice una cosa strana, dice, andate a Gerusalemme, andate ai sacerdoti a farvi vedere da loro, perché solo i sacerdoti potevano decretare che un lebbroso che era obbligato a vivere fuori, lontano dalla comunità, lontano dalla città, era guarito. Solo lo potevano. Loro avevano, potevano dire, ah, qui c'era una pustola, qui ce n'era un'altra, qui c'era la nebbia, qui c'era, adesso non c'è più. Ok, potete, sono certificato, potete tornare a vivere con gli altri. Tutti e 10 obbediscono a questa parola e si mettono in cammino. Tutti e 10 sono guariti. Fin qua tutto uguale. Perché uno solo, vedendosi guarito, torna indietro? Perché uno solo torna da Gesù? Nel Vangelo c'è scritto, se noi parliamo col Vangelo, allora il Vangelo ce lo dice. Perché era un samaritano, perché era uno straniero, perché era un eretico. Vedendosi guarito, ha capito qualcosa che gli altri non hanno capito. Ha scoperto che lui veramente, loro a Gerusalemme non potevano andare, i samaritani non potevano parlare con gli ebrei non avevano rapporti con i samaritani, erano eretici. Tu immagina che un samaritano, i samaritani dicevano che Dio andava adorato su Monte Garizim in Samaria, non a Gerusalemme. È una bestemmia, no? È il Tempio di Gerusalemme, capito? La cosa più santa che c'ha Israele. Loro l'avevano detto, no, non è quello il posto dove Dio abita, abita a casa nostra. E come dire, questo è un eretico, dice il Signore, solo questo straniero, ecco la parola chiave, straniero, uno che è strano, ma non solo uno strano, sino uno che è estraneo, uno che non ha diritti, come questi che arrivano con le barche in Europa, senza diritti, senza niente, un profugo, uno che è straniero che non sa la lingua, uno che è straniero che non gli piace il sushi, cioè che non gli piace come si vive lì, uno che è obbligato a vivere in una terra che non è la sua. Sono straniero, un esule, uno che non sta al posto suo, per questo è un lebbroso. Questo uomo non solo era lebbroso, cioè non solo era escluso dalla comunione, un lebbroso, è la malattia della pelle, no? Quindi la malattia esterna, esteriore, questo che rimane, diciamo, sul quando dice il Signore voi pulite la facciata, no? Questi altri 9 erano rimasti lì. Tutti noi, per un motivo o per l'altro, siamo andati, abbiamo ascoltato delle catechesi, oppure siamo andati alla chiesa, abbiamo gridato, abbiamo chiesto a un prete, abbiamo chiesto, non so chi, a un movimento, a un gruppo per pregare, a un gruppo di preghiera, quello che sia. Quando abbiamo scoperto di essere lebbrosi, cioè la lebbra è l'impedimento ad avere un rapporto con gli altri. Ma questa è un'immagine, un segno, no? Cioè, una moglie lebbrosa, quando non si concede al marito per orgoglio, per superbia, perché si chiude in se stessa e il marito vuole unirsi a lei e lei no, sono stanca, o perché lo deve far pagare qualche cosa. Un marito è lebbroso, cioè non si può avvicinare. I lebbrosi dovevano vivere in città, in paesi, in villaggi solo di lebbrosi, dovevano avere una campana e poi dovevano gridare lebbroso, lebbroso, lebbroso quando camminavano, no? Ma questo è il rapporto che hai con un fratello, con una persona, no? Quando tu lo odi è la stessa cosa. Anche se ci parli lo tieni lontano 10.000 chilometri, no? Abbiamo scoperto questo, che non potevamo amare, che non potevamo perdonare, che stavamo schiavi, che ne so io, di altre lebbre. La droga, l'alcol, il sesso, non so che cosa, no? Stavamo male e abbiamo fatto come questi. Abbiamo gridato. Benissimo. Gesù non ci ha guarito in quel momento. Ci ha detto vai, vai, cammina. E abbiamo cominciato a fare un cammino. Abbiamo pregato, messo un cammino, quello che ti pare, no? Un'iniziazione cristiana nella chiesa, quello che sia. E alcune cose Gesù ha guarito, no?
le ha guarite, forse qualcuno l'ha riconciliato con suo padre, forse qualcuno ha rimesso in posto, a posto il matrimonio, si è fatto avere il quinto figlio, non lo so, cioè, ci ha liberati, ci ha fatto dei miracoli, ma può non servire a nulla. Uno può essere guarito e non cambiare la sua vita di niente, anzi ancora peggio, vivere come un ipocrita nella chiesa, guarito, sto bene con mia moglie, sto bene a posto. E quando arriva una cosa più grave, o un'altra cosa, manda tutto a quel paese. Cioè, questa è una parola molto seria per chi è in un cammino di conversione, per questo Gesù è in cammino, vi dicevo, no? Gesù è in cammino, questi 10 sono in cammino. Questo dei miracoli nella loro vita. Gente che ha fatto già esperienza. E che succede? Che tu fai rimanere esattamente identico. Come dicevamo, no? Tu puoi essere uscito dall'Egitto, dicevano gli ebrei, ma il tuo cuore rimane in Egitto. Certamente sono uscito dall'Egitto, ma tutti quelli che sono usciti dall'Egitto, tutti, nessuno è entrato nella terra promessa, nessuno, solo i loro figli. Questo dice, questi 9 sono andati a Gerusalemme, sono andati dai sacerdoti, e i sacerdoti hanno detto, ah sì, guarda, questo era divorziato, ma ha perdonato sua moglie. Guarda, questo qui era un drogato, non si droga più, meraviglioso. Quante comunità terapeutiche ci stanno, di gente che non si droga più, o che non ruba, o che non è più schiava dell'alcol. Ma rimane una cosa superficiale, cioè, va bene, non si droga più. Ma la sua anima? Perché se non vivo nella lode, questo dice che è tornato lodando Dio a gran voce. Signore, ti ringrazio, si inginocchia, cioè fa l'Eucaristia. Cioè la sua vita sarà trasformata da una vita lebbra, da una vita solitaria, da una vita a una vita di Eucaristia, cioè la sua vita è diventata un'Eucaristia, un rendimento di lode. Per cui lo può benedire, può stare in un letto d'ospedale con un cancro terminale e dire, Signore, ti ringrazio per la mia vita, ti ringrazio anche per questa malattia, ti ringrazio perché mia moglie è insopportabile, ti ringrazio perché mio marito, anche perché mio marito mi ha tradito, sì, ti ringrazio per tutto quello che tu fai. Questa è la vita di un cristiano. Sua fede ti ha salvato, cioè salvato dalla morte. Tu non muori se tuo marito ti tradisce, questo vuol dire, non ti ringrazio perché mio marito è un cretino e mi tradisce, no, non è quello. Ti ringrazio perché mi dai la vita, anche se mio marito mi tradisce, anche se mio figlio muore, anche se io ho un cancro, anche se mi hanno licenziato, anche se che la vita è tutti sulla croce, ti ringrazio. Se non c'è questo non c'è salvezza, e chi se ne frega di tutto il resto, di tutti i miracoli che ho avuto. Quanta gente ha visto miracoli e non si è convertita a nulla? Quanti miracoli? Tutti e 10 hanno ricevuto. Tu e io siamo stranieri, lo sai? Tu sai che sei uno straniero, sai che tu non stai in paradiso. Questo. Quando uno ti dice, chi sei tu? Dice, io sono lebbroso, e questo si vede fuori, la mia lebbra, il mio carattere, il mio modo di fare, la mia debolezza. Ma sono lebbroso perché sono uno straniero, cioè sono stato scacciato dal paradiso. La mia vita non è nel paradiso, la mia vita è una vita obbligata a faticare, nella mormorazione, ma Dio, Gesù ha avuto pietà di me. Quello che sconvolge di tutto questo Vangelo è che questo uomo, questo unico, lebbroso, ha capito una cosa, che lui non aveva nessun diritto, non poteva andare a Gerusalemme. La vera guarigione che Gesù ha fatto a quest'uomo era che lo ha mandato insieme agli altri a Gerusalemme, lui che non poteva. Per questo a lui gli è nata la gratitudine. Gli altri forse erano credito con Dio? Diciamo, a me mi hanno fatto, ci ho avuto una sfortuna, un'ingiustizia, è normale che Dio mi abbia guarito, no? Oppure, ma io sto pregando, ma io sto in un cammino di conversione, io non so che, faccio le novene, vado a Međugorje, io, è giusto che mi guarisca. Questo, hai capito una cosa fondamentale, che non c'era nessun diritto, lui era un eretico. Più del miracolo di non avere più la lebbra, il miracolo grosso che lui ha scoperto, ha visto che lui non poteva andare lì e Gesù l'ha mandato lo stesso. Cioè ha rotto la sua eresia, ha perdonato la sua eresia, ha perdonato il suo orgoglio, ha perdonato quello che lo separava dagli altri. Quello ha fatto Gesù. Quello ti dà la gratitudine. Quello ti fa tornare indietro gridando, Signore, grazie, grazie, grazie. Il vero miracolo è che tu e io non c'eravamo nessun diritto come questo uomo. Non solo lo guariva, ma lo mandava a Gerusalemme. Allora torna, perché ha scoperto una cosa, che il vero sacerdote che poteva dire che lui è guarito era Cristo. Il vero tempio era Cristo, l'unico che conosceva il suo cuore e che l'ha toccato e l'ha cambiato. Da un cuore eretico l'ha fatto tornare un cuore ortodosso, come dire, l'ha riportato nella comunione, l'ha riportato nel paradiso, ha cambiato completamente la sua vita. Allora diceva, tua fede ti ha salvato. Cos'è la fede? Sapere di essere amati indegnamente.
di non aver fatto nulla, di non avere nessun diritto per essere prete, per essere seminarista, per essere una famiglia cristiana. Questa è la fede. Amen. Grazie infinitamente, Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 13 novembre 2019, mercoledì. Abbiamo ascoltato questa parola meravigliosa del Vangelo di questi lebbrosi, che siamo un po' immagini di tutti quanti noi che siamo nella Chiesa, e ci fa aprire gli occhi questa parola, in quanto noi nella nostra vita riceviamo tanti miracoli, tanti segni, ma non tutti aprono gli occhi, non tutti, come diceva Don Antonello, tornano indietro, perché convertirsi e cambiare strada, fare un'inversione a U, dicevano i miei catechisti, sulla propria convinzione, e tanti non lo fanno, ci sentiamo in diritto, in credito con Dio, cioè Dio ci deve ascoltare, Dio ci deve qualcosa, ma Dio non ci deve nulla. Quindi cambiare il nostro cuore è fondamentale per poter tornare a Dio, cioè riconoscerci che la nostra condizione è poverile, è nulla, e abbiamo bisogno della mano del Signore per poterci salvare. Tutto questo genera la fede, e la fede non può che scaturire nella lode, nella gratitudine al Signore, che ci dà tutto e gratuitamente e continuamente. Mi fermo qua, vi auguro una santa giornata, Emilio.